Assessore Maffioli si conferma il binomio mercato contadino, apertura di Palazzo Cicogna è il segnale che l'amministrazione vuole continuare a credere in Piazza Vittorio Emanuele dove ci troviamo. Assolutamente sì, mi ero presa un impegno già dallo scorso anno di provare con gli eventi culturali e con gli eventi commerciali a dare sostegno alla vita in questa piazza, a convincere i bustocchi che questa piazza è a tutti gli effetti parte integrante del centro storico della nostra città, che è una bella piazza e che va vissuta. Peraltro ospita appunto anche un importante edificio della nostra città che è Palazzo Marliani Cicogna con le civiche raccolte e con la nostra biblioteca. Questo è uno dei tanti eventi che abbiamo organizzato e che organizzeremo, perché ricordo che nel mese di maggio qui ci sarà la grande tensostruttura che ospiterà Via Book, il Festival del Libro, proprio nella piazza dove affaccia la biblioteca. E poi nella programmazione estiva abbiamo avuto una particolare attenzione a prevedere degli eventi anche molto popolari, eventi insomma che richiamino l'attenzione di tanta gente, creare momenti anche di svago, di leggerezza sempre in questa piazza. Qualcosa si sta muovendo dal punto di vista commerciale e la piazza sta cominciando a diventare più appetibile. Ritengo che non sia un merito esclusivo dell'amministrazione, sia certamente un concorso di forze, di impegno, ma sono certa che anche il ruolo che stiamo giocando noi come amministrazione possa avere il suo peso.